innanzitutto come sta il mister? Mister ancora febbricitante, quindi oggi non era nelle condizioni di poter venire. A oggi è uno degli indisponibili certi, però dai, se ancora tutto oggi e domani, insomma, farà di tutto e speriamo che domani possa essere con noi. Quindi, insomma, però siamo fiduciosi che ci possa essere. Senti, la domanda che la volevo fare a Serza la faccio a te uguale. Gestire una formazione ampia, una rosa ampia, quali sono le maggiori difficoltà? E la seconda domanda è in che tipo di partita ti aspetti domani? Perché lo Spezia è una squadra salute. Ma per quanto riguarda gestire una rosa ampia, visto che purtroppo i regolamenti nel calcio non cambiano, ovvero si gioca in 11, ci sono tre cambi e si può andare in 23, i giocatori devono farsi una ragione che l'allenatore è costretto a fare delle scelte e non può assolutamente cambiare quello che è un regolamento. E quindi dispiace a volte dover fare delle scelte, non convocare dei giocatori. Però questa è la situazione e questo deve diventare una risorsa più che un eventuale problema. La strada è ben tracciata, ovvero quello che ci sono degli allenamenti per dimostrare chi può giocare e chi è convocabile. Chiaramente alcuni giocatori hanno fatto anche scelte proprio loro di rimanere, però magari sapranno poi che chiaramente la situazione era questa, però oggi noi non ci possiamo soffermare su questo, è chiaro che l'intensità degli allenamenti è la base per fare qualcosa di importante, deve rimanere alta, quando sei in tanti questo un attimo può scemare, però l'importante è dare delle regole chiare e chi è rimasto sapeva che il regolamento del calcio, come ho detto all'inizio, non cambia, si gioca in 11, ci sono tre cambi e quindi volta per volta c'è da fare delle scelte, che spesso dipendono più dai giocatori che dall'allenatore, è questo che secondo me devono capire i giocatori, che è giusto che siano dispiaciuti quando non giocano, quando non vengono convocati, però spesso questo lo determina la settimana. Sulla gara dello Spezia è assolutamente una partita complicata, difficile, è forse la squadra più in salute del campionato, arriva da tanti risultati utili, squadra molto qualitativa, che dopo 6 mesi di lavoro con Italiano, che è un allenatore che fa giocare bene le proprie squadre, le organizza bene, è chiaro che si vede che hanno trovato la quadra, però è altrettanto vero che giochiamo in casa, se vogliamo dare continuità a quello che stiamo facendo e soprattutto migliorare quello che stiamo facendo, non dobbiamo avere paura, dobbiamo avere grande rispetto come abbiamo, ma assolutamente non dobbiamo avere paura perché siamo il Perugia, seppure è solo un mese che lavoriamo assieme da domani, perché domani è l'8 e quindi è un mese di lavoro, seppure sembra tanto per quello che ci abbiamo messo dentro di intensità, di proposte, però è alla fine solo un mese, però noi abbiamo un obiettivo che è quello di continuare quello che stiamo facendo e quindi rispettiamo un avversario di grande qualità e che sarà pericoloso, però insomma anche loro dovranno rispettare noi perché giochiamo in casa e vogliamo far bene. Senti, Greco è appena arrivato, una settimana di lavoro, che cosa può portare di diverso rispetto agli altri due centrocampisti e se è nelle condizioni di giocare dal primo minuto? Grazie. Greco, allora, per un giocatore che comunque non ha avuto grosso minutaggio, si è comunque presentato in condizioni buone, ha delle condizioni fisiche buone. È chiaro che in quel ruolo può portare esperienza e conoscenza del ruolo. È anche normale che a seconda di chi ricopre quel ruolo dobbiamo anche fare determinate scelte, determinate strategie, diciamo, perché è innegabile che ci sono tre giocatori oggi su quel ruolo, però hanno tutti delle caratteristiche diverse. E quindi quando vai a fare la scelta di iniziare con uno, devi anche, non dico adeguare, ma devi anche rispettare quelle che sono le caratteristiche. Però alla domanda è che Greco può partire dal primo minuto,
e porta esperienza e conoscenza del ruolo. Premesso che Nzita in questo mese è sicuramente migliorato, ha smesso di fare errori grossolani e spinge anche, però l'idea di provare Falasco come quinto è così peregrina? Allora, partendo da Nzita che secondo me è migliorato partita in partita, ma potrà migliorare ancora tantissimo, ma non dimentichiamoci, e parliamo di Nzita perché lei mi ha fatto la domanda, ma mi collego con a te, che stiamo parlando di giocatori che si sono visti mettere male da titolare nel Perugia, un Perugia che vuole avere delle ambizioni, quindi immaginate anche la pressione, il peso specifico che aveva a mettere questa maglia. Credo che l'abbia interpretato bene. Nzita è chiaro che deve migliorare su tante cose, sulla lettura della partita, ma ragazzi, ma parliamo di giocatori molto giovani, già oggi fai fatica a chiederlo a giocatori più esperti di loro, quindi assolutamente Zita è in crescita, Zita è proponibile. È altrettanto vero che c'è il rientro dalla squalifica di Falasco, che sono arrivati giocatori come Rajkovic dietro, e quindi la scelta oggi è più ampia e può portare anche in quella direzione che lei ha detto, ovvero di pensare a Falasco come quinto. Però la verità è che ci sono altri due allenamenti che sembrano pochi ma sono tanti, non tanto per l'aspetto fisico ma per tanto l'aspetto tattico, di vedere le sensazioni dei giocatori, perché poi parliamo di giocatori che è vero che sono arrivati ma non giocavano da un po', quindi fino all'ultimo devi capire le sensazioni che hanno. Però sicuramente Falasco come quinto di sinistra può essere una soluzione. Buongiorno, tornando anche ai nuovi, no? Rajkovic ha debuttato però giocando uno spezzone, anche lui potrebbe essere pronto per giocare da titolare, e in questo caso come quinto di sinistra c'è anche l'ipotesi Rosi? Tutto sarà collegato chiaramente al terzetto difensivo e poi di conseguenza a scegliere i due quinti. Rajkovic è un altro giocatore che si era allenato però chiaramente in parte in gruppo al Parma, poi da solo, però gli mancavano le situazioni classiche della partita, dove chiaramente alzi l'intensità, puoi gestire meno i recuperi, però ha una struttura e un motore che non dico che gli permette di essere già a livello degli altri, perché però è, come posso dire, sopperisce con quella struttura che ha una mancanza chiaramente di partite addosso, e quindi anche lì la valutazione sarà da fare fino alla fine. Ci ha dato 20 minuti secondo me di grande sostanza a Castellammare, in una partita dove si era messa anche in maniera che ci volesse un giocatore come lui, perché chiaramente loro facevano queste mischie, buttavano questa palla, quindi è normale che un giocatore forte, esperto come lui ci ha dato una mano. E quindi più passa il tempo più è proponibile dal primo minuto, vedremo se sarà già per domani, ma è chiaro che se non è domani è sicuramente quella dopo, siamo vicini, ecco. Buongiorno mister, diciamo buongiorno che, a lei. È un mese, lei ha detto che più o meno siete qua, lei no mister... domani è un mese, sì, non un più mese, o meno, domani è un mese, l'otto. E sotto certi tanti punti di vista si sono visti tanti progressi, quindi sotto punto della grinta, anche in difesa si sta trovando una quadra, eccetera. Le propongo però una classifica, che senza rigori il Perugia è nella classifica dell'attacco, insomma è penultimo, solo Livorno ha fatto peggio. Le chiedo se è un aspetto nel quale si deve migliorare, cosa state facendo su questo aspetto, se ci state puntando, e se è un po' quello che ha deficitato la classifica del Perugia fino adesso. È normale che quando tu entri e analizzi situazioni e numeri ti balza agli occhi il fatto che il Perugia chiaramente ha il capocannoniere, ma non è riuscito a trovare realizzazioni da altri giocatori, quindi a essere pericoloso con più giocatori, tanto più che ci sono state le difficoltà, perché se no non c'era un campionato, non c'erano tutte queste situazioni, nonostante tu hai il capocannoniere. Quindi è chiaro che dobbiamo trovare il modo, passatemi il termine, di trovare altre bocche da fuoco, altri potenziali realizzatori, e quindi tenerci stretto quello che è il bottino di Iemmello e sperare che lo incrementi ancora, e quindi cosa che anche a Castellammare poteva succedere. Però necessariamente dobbiamo riuscire a trovare
altri protagonisti in zona realizzativa, questo sì, però questo attraverso il lavoro, attraverso la fiducia, attraverso magari soluzioni diverse che però necessitano di tempo, perché come hai detto tu, un mese sembra tanto ma è veramente poco. Il problema è che c'è stato dentro tanto di quello, perché c'è stata la Coppa Italia, ci sono state partite, un allenatore che arriva propone situazioni diverse, propone cose diverse, poi devi vedere anche se le proposte che fai sono digeribili o no e quindi modificarle, oggi è chiaro che questo è un numero che ci balza agli occhi, però oggi l'importante è dare un'identità, una solidità a questa squadra, fargli prendere una strada e poi andare nei dettagli e nelle finezze, ovvero è chiaro che il Perugia deve trovare altri realizzatori, questo è sicuro. Sì, buongiorno. Lo Spezia viene a giocare qua, al di là dell'essere in fondo, una squadra difficile anche da prendere perché ha intensità e qualità. Quali possono essere le armi per affrontare un avversario del genere? Cercando di aggredirlo oppure trovando soluzioni alternative sul palleggio? Rispondevo prima a una domanda che mi collega a questa. Bisognerà vedere gli interpreti che noi abbiamo in campo e quindi fare un tipo di partita sia in fase di possesso che in non possesso adeguata alle caratteristiche dei nostri giocatori, premesso che una partita tu non la puoi mai fare in una maniera solo per 85 minuti, quindi devi avere due o tre strategie dentro la partita, cioè quindi sapere quando andare a prendere gli alti e come, capire quando gli altri, nonostante tu li vai a prendere alti, ci sta, sono più bravi di te e in quel momento hai bisogno tu di metterti un po' lì, quindi questa è la lettura della partita. È normale che queste squadre qui, che hanno molto palleggio, che, ripeto, lavorano insieme da 6 mesi e mezzo e lavorano su uno spartito ben chiaro, più gli togli le loro certezze in fase di palleggio e tutto, più non dico che le metti in difficoltà, però le limiti. Però io credo anche questo, che nonostante noi siamo a un mese di lavoro, che è poco, dobbiamo anche pensare a una partita da protagonisti noi, cioè quindi che lo Spezia si preoccupi di quando il Perugia ha la palla e di quando il Perugia vuole essere protagonista nella partita, perché credo che debba essere anche un pochino il motto che ci accompagni, soprattutto al Curi, da qui alla fine. Ma non è né presunzione, perché ho parlato subito della qualità grandissima dello Spezia e il massimo rispetto, ma anche una sorta di autostima, una sorta che anche noi siamo una squadra forte, ripeto, che lavora insieme solo da un mese, ma vuole iniziare a dimostrare di poter dare continuità, perché in questo mese credo che abbiamo fatto proposte, ma siamo riusciti ad accompagnarle anche, e non è facile, a dei risultati che ti danno fiducia. Il prolungamento del contratto di Melchiori mi sembra fino a 2022, no? Ha detto che è stato decisivo un suo colloquio con Serza, che ne pensi? Penso che sia una scelta, insomma, importante per Perugia. Ma penso che, insomma, il Perugia debba essere, al di là di come è andata la dinamica, che non sta mai a entrarci, Federico avrà fatto le sue scelte e credo che per il Perugia sia un bene che sia rimasto, perché è un giocatore forte, e quindi aumenta quello che dicevamo prima, il potenziale offensivo di questa squadra, e quindi abbiamo 4 giocatori che possono ricoprire quel ruolo, che sono Falcinelli, Melchiorri, Iemmello e anche Capone, e quindi sappiamo di avere delle scelte, delle alternative. Come ho detto in fase iniziale, sarà poi la settimana e il campo a dirci chi, però deve diventare una risorsa questa, cioè il fatto che Melchiorri è rimasto, cioè, è un bene, non è che crea del traffico davanti e dei problemi, perché Melchiorri è un giocatore forte, i giocatori forti è meglio averceli che non averci. Allora restiamo su Melchiorri, per quella che è la tua esperienza e le tue conoscenze, in una ottica di 95 minuti è più adatto a spaccarla e inventarla la partita quando gli altri sono stanchi o più adatto a partire dal primo minuto? Per la mia esperienza credo poco ai giocatori che siano pronti a spaccarla dalla panchina o dall'inizio. Melchiorri è un giocatore che, se sta bene fisicamente, può giocare le partite dall'inizio ed essere decisivo. Ed è un giocatore che dalla panchina
essendo che è proprio un giocatore di spessore ed è un professionista, quando entra sa essere decisivo, perché la vive dalla panchina, capisce cosa serve e reagisce nella maniera giusta all'eventuale panchina. E quindi questo è un valore aggiunto per un giocatore. Cioè, è chiaro che tutti vogliono giocare, ma la differenza dopo è, quando non vengo preso in considerazione nei primi 11 e mi chiamano in corsa, come rispondo? Rispondo da giocatore forte, vero, che vuole essere decisivo in 15, 20, 30, 35 minuti, ma non più che altro per dimostrare a Cosmi che ha sbagliato, no, per dimostrare a me che sono forte anche in 20-25 minuti. Quindi la risposta è che Melchiorri può essere decisivo sia dall'inizio che in corsa. Buongiorno Bazzani, allora ce la ricordavamo come un grande bomber, ora sta diventando anche un grande paroliere, forse vicino a Serse Cosmi si cresce velocemente. A parte questa premessa le chiedevo, in appena 30 giorni siete soddisfatti di questa crescita, quindi il gruppo vi sta seguendo oltre quello che vi aspettavate oppure ancora un pochino indietro rispetto al periodo e l'efficacia delle vostre proposte tattiche? No, beh, siamo contenti, sì, perché c'è stata grande disponibilità, i ragazzi credono in quello che proponiamo, poi è chiaro che siamo contenti, ma non pensiamo di avere raggiunto la chiusura del cerchio, ma sarebbe impensabile, perché ripeto, cioè non basta arrivare, proporre, convincere i giocatori, ci sono anche poi le partite che le devi accompagnare con i risultati, cioè, quindi c'è sempre la finalità della partita. E quindi è impensabile poter aver toccato tutti i tasti che vorremmo in un mese, è sempre un subentro ragazzi, cioè questo è il discorso, che quando subentri devi portare le tue idee ma poi le devi accompagnare anche dei risultati, quindi devi toccare le corde giuste ma non tutte quelle che vorresti, e poi come ho detto prima devi anche vedere se le corde che tocchi sono quelle giuste, perché poi devi portare a casa il risultato, quindi mettere le cose che chiedi in base alla squadra come risponde, e tutte queste cose onestamente sembra che siamo qui da 6 mesi per l'intensità in cui ci abbiamo messo dentro, ma poi guardavo ieri sera mentre riposavo e dicevo facciamo un mese domani, però siamo entrati dentro talmente forte dall'intensità di tante cose da mettere dentro che ci sembra di più, però assolutamente siamo soddisfatti, e questo non è che ce lo dà, è chiaro che ce lo dà i risultati che abbiamo fatto, cioè queste 2 vittorie e tutto, ma ce lo dà la maniera in cui la squadra risponde, cioè non è che se tocchiamo ferro avessimo preso pareggio il 94esimo a Castellammare, eravamo arrabbiati per averlo preso, ma la soddisfazione è dei risultati, ma di come la squadra sta cercando di rispondere alle sollecitazioni. Mi leggo a questa cosa dei risultati, no? Con 2 vittorie incredibilmente, sembra una cosa impensabile, però si è arrivati in una classifica tanto corta, 2 punti dal secondo posto, che significa a diretta. Questa è un'arma a doppio taglio, cioè nel senso può sembrare tutto facile o questo, mi chiedevo, cioè è una cosa che vi dà carica o può essere un'arma a doppio taglio? No, cioè, ci dà carica perché ci fa capire che se si riesce a avere un po' di continuità si può fare qualcosa di importante, ma nello stesso tempo ci deve tenere ben saldi coi piedi per terra, perché è tutto facile e niente, cioè, basta vedere le 2 vittorie, sono arrivati con grande sofferenza a Castellammare contro una squadra che in casa si fa rispettare, è chiaro, abbiamo sbagliato qualcosa per chiuderla, ma di fatto abbiamo dovuto soffrire, abbiamo vinto con un gol di scarto con Livorno, quindi cioè, che era una squadra che comunque rimane, questo per dire che c'è da soffrire ogni partita, però è chiaro che se tu sai soffrire, quindi metti dentro un certo tipo di mentalità che è quella di puoi vincere, cioè i risultati arrivano solo attraverso la sofferenza, cioè è difficile in Serie B poter vincere delle partite o conquistare qualcosa, adesso Benevento a parte, senza soffrire, cioè è impensabile, questa deve essere la base di partenza, anche se sei una squadra forte sai di esserlo, cioè devi pareggiare quella che è la cattiveria agonistica, la voglia di soffrire, e il rammarico sai qual è? Che molto probabilmente abbiamo perso una partita, quella di Chievo, che è stata assurda. E un punto può sembrare poco, ma invece nella classifica che mi stai mettendo voleva dire tanto. Cioè, quindi questo per dire che bastano veramente dei piccoli dettagli a far cambiare tutto. Quindi piedi per terra, fiducia nei propri mezzi, però è vero, siamo a 2 punti dal secondo posto ed è una grande cosa, però guardiamo quante squadre ci sono
in gruppo, squadre attrezzate, che quindi bisogna guardare partita per partita con umiltà, ma nello stesso tempo con l'ambizione, ci mancherebbe. La situazione a oggi ha due allenamenti dalla fine, disponibili o indisponibili? Indisponibili sicuri Fernandez e Di Chiara, a livello, diciamo così, di infermeria, e poi è chiaro che dirameremo la lista dei convocati, perché ne saranno convocati 23 e gli altri dovranno necessariamente, sì, non venire.